Speciale cinema. Ed eccoci con un nuovo appuntamento con il cinema. Allora, caro Federico e caro Luca, cosa ci avete portato a casa? Sì, Di cosa parliamo? siamo andati a vedere. Noi andiamo sempre laddove ci attrae la curiosità e praticamente ci è venuto in mente di andare a vedere il film appena uscito di Cuore Battito, eccetera. Vita, cuore e Vita, battito, credo Cuore sia quello. Battito degli Arteteca e diciamo che Cosa ne è sembrato? voglio dare a Luca una prima Aiaiaia, ci aveva impressione. fatto Lui una sorta di che anteprima. diciamo molto facilmente dà voti a destra e manca, primo tempo un tre quarti d'ora dà voti, diciamo, no, ogni quarto d'ora c'è un voto, e quindi lui che I voti in tempo riesce in reale, faremo tempo questa nuova reale rubrica con il film Luca. tutto intero vorremmo, Ah, non voti frazionali, perché poi ok. No, perché se no, allora dobbiamo fare la ci siamo media. dilungati ampiamente, ma cavolo, a mezzanotte, quindi voto al film. Voto al film 4. no, addirittura. Come mai? Spiegaci, 4. spiegaci. E il film faceva poco ridere, quindi non ci sono molte state molte Non scene che molte facevano scene di ridere, riso. ma anche ho notato che ha fatto anche un incasso veramente, diciamo, quasi record, vero? Sì, esorbitante. Immagino, non sono andato a vederlo. Voglio il tuo giudizio, caro Fede, perché eri con Luca, Sì, d'altronde, allora bisogna fare un distinguo, come tutti gli amici sanno, io mi dedico al teatro no? e quindi il mio giudizio sono due giudizi in realtà, uno da spettatore e l'altro Da critico, da anche. critico. Allora, se vogliamo, per quanto riguarda l'essere critico, dobbiamo innanzitutto dire che la trama è ben svolta, Ti è perché piaciuta devo la dire la trama? verità, la trama regge perché è tutto un focus, non diciamo la trama perché sennò lasciamo il No, pubblico di niente spoiler, andarci. niente spoiler. E la trama è bellina, c'ha diciamo un concetto di estendersi, un concetto, uno sviluppo della tematica, e quindi è ben fatto per quanto riguarda il soggetto e la sceneggiatura. La cosa che dal punto di vista dello spettatore lascia perplessi, perché è un film un attimino che si risolve in un contesto regionale. Come, faccio un esempio, un parallelo, come in Toscana abbiamo il Pieraccioni che magari fa degli incassi, qui in Campania abbiamo una cosa che magari è più apprezzata da chi conosce il dialetto. Ecco. E quindi è facile la risata in un ambientino, infatti la sala, non per disprezzare, era formato da persone che amavano la lettera G, no, Non ti questa piace, non era proprio. era un poco popolare, non vogliamo dire altro. E comunque loro si divertivano a squarciagola con delle risate, insomma. Quindi diciamo è un target ben preciso, non vogliamo distruggere il film, vogliamo solo dire che Non è ti è un piaciuto film granché. che, benché ha una trama ben girata nel suo evolversi, trova un attimino dei riscontri negativi nel fatto che comunque è ghettizzato all'ambiente popolare. Per quanto riguarda i due attori, tra virgolette, perché sono caratteristi di Made in Sud, gli Esattamente, Arteteca, certo. Vengono da lì? dobbiamo anche dire che formano una coppia ben assortita. Io Sì. mi auguro che per le loro, se a loro sta bene questo target, ok. Ma se vogliono darsi anche al cinema è opportuno sviscerare e pulirsi da questo dialettale. E forse la Monica rispetto all'altro Enzo possono avere un attimino un discorso più ampio a livello di cinema, Questo è qualora vero. si scindano e qualora, come il nostro Biagio Izzo ha dimostrato, inizialmente Biagio Izzo, non tutti gli amici sanno, aveva iniziato in un ambiente cabarettistico e Infatti. faceva delle gag tipo Totò e Peppino, diciamo tra virgolette, in modo molto diciamo popolare, Telegaribaldi. a Tele Garibaldi, Telegaribaldi. e poi si è scisso con l'altro suo compagno, ha parlato italiano, si è purificato del dialetto locale e ha reso meglio perché adesso è un anchorman di teatro e anche di È uno dei cinema, più apprezzati, parlando è in uno dei più apprezzati, italiano, perché certo. comunque per avere una visione Parla anche in nazionale dialetto, in Biagio Izzo, dialetto, però però si è limita, identificato, si è ecco. purificato, nel senso ha limitato alcune sue cose e non ha fatto un dialetto napoletano che noi amiamo, però non deve Certo, essere un continuo. abusato, ecco, Deve dici. essere soltanto preso alcuni, diciamo, ritorni comici che possono essere utili, ma non deve diventare macchietta, perché il In questo cinema. senso, no, No, chiariamo, perché se no chiariamo. si offende, ma No, come il no, napoletano sembra una no, no, pannocchia, è una lingua anche. bellissima, No, no, è una lingua bellissima. bellissima, anche l'essandosiana,
napoletani uso delle noi parole. Siamo napoletani, noi siamo cioè trasmettiamo da Casoria 2 e ci linciano se diciamo no, che siamo a Napoli. No, stiamo scherzando, diciamo soltanto la verità, cioè il cinema ha bisogno di altre fattezze, ha bisogno di presentarsi sotto altre spoglie, quindi perché no, la del duo, la Monica, se si purifica del suo dialetto in questa gag, potrebbe diventare interessante laddove collocata in un contesto, diciamo, italiano. Quindi, in una trama italiana. Questo, diciamo, è la sorta di consiglio. Il voto alla... Il voto e la trama direi 6. Trama 6. E per quanto riguarda, diciamo, l'evolversi, diamo un 5 per incoraggiamento. Un 5 di incoraggiamento. Quindi complessivamente non raggiunge il film la sufficienza. Sì. Fra Luca, che ha dato un 4, e tu, caro Federico, un bel 5. Solo la trama si salva.